vedete per fortuna, perché venta la Toscana. Di questa maglia colorata di questa città, la gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chilli C, non rumba un cazzo a cazzo di CD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B, serie B. Allora, sigla stupenda. Amici, non c'è stata storia oggi, non c'era niente che ci potesse fermare. Io ero molto tranquillo, ve lo dico, e poi vi dimostrerò anche perché. Allora, porterò un testimone, una testimone che vi potrà far capire perché ero tranquillo anche sull'1-1, anche sull'espulsione che abbiamo avuto, anche quando il Foggia sul 2-1 cercava di fare altri gol, io sapevo che non ne avremmo fatti. Prima che chiamate l'ufficio inchiesta, aspettate di vedere la puntata per capire perché, poi porteremo qualcuno che ci spiegherà il motivo di tutto questo. Allora, Biagio, probabilmente hai qualche problema d'audio, continua ad avere qualche problema d'audio. Sì. Vai e vieni, Biagio. Vai e vieni? Sì. Adesso va bene, dai. Vai e viene? Abbiamo ancora problemi? Vai, Biagio, va bene così. Perfetto, sì, probabilmente dipende... Sì, non fate rumori perché altrimenti mi togliete l'audio, questo è il problema. Allora, niente, ero tranquillo e poi vi spiegherò per quale motivo. Io saluto gli amici che ci sono in questo momento e gli altri che si aggiungeranno. Saluto Vincenzo, Manu... buonasera a tutti. E Giuseppe Locampo, ma ne avremo ancora altri di amici. Benissimo, buonasera a tutti. Vorrei cominciare con Vincenzo, magari mi dai una mano visto che il microfono a me fa le bizze. Che dici? Perfetto, va bene, benissimo. Vai tu allora. Allora niente, come commentare questa bella partita? È stata una partita, insomma, anch'io ero abbastanza tranquillo, come diceva Biagio. Abbiamo dominato il lungo e il largo, grande prestazione, grande iemmello, insomma, credo che un'ennesima prova di carattere della squadra che, nonostante l'uomo in meno, è riuscita a portare a casa il risultato che, tutto sommato, avremmo potuto arrotondare anche con qualche altro gol. Cosa dire, l'arbitro mi è sembrato all'altezza della situazione per quanto riguarda il rigore assegnato a noi, non ho visto bene, diciamo così, ecco. Per tutto il resto, grande prestazione, ripeto, ho visto un immenso Vacca che ha tenuto il centrocampo alla grande, un grande Agnelli fin quando è stato in campo, e niente, grande prestazione della squadra, e insomma andiamo in Serie B quest'anno, ragazzi. Vai, benissimo. Adesso spero che l'audio sia ritornato bene. Sì, qualcuno però c'ha ancora dei problemi e non sono io. Vabbè, ma non fa niente oggi. Vorrei andare a sentire Manu. Sì, io innanzitutto vi porto i saluti di Eugenio. Ha detto Eugenio vi saluta tutti quanti. C'è una cosa molto importante che volevo dire. Sono molto contento di questa partita perché si sa che la Casertana è una partita che pensavamo da tempo, già da penso 2 settimane. Abbiamo giocato bene, abbiamo meritato. Sono molto molto però dispiaciuto per Narciso, che insomma si è fatto veramente male, e io, come penso tutti noi, facciamo gli auguri di pronta guarigione. Abbiamo soprattutto dominato, non soltanto all'andata ma anche al ritorno. L'unica cosa che però mi sento dire è che secondo me c'era un rigore per la Casertana, secondo me. Poi ho visto un buon Angelo, però ha giocato bene, ma ho visto un po' ottotono, e personalmente avrei anche tolto lo Iacono perché puntualmente si faceva appunto saltare l'uomo da quel giocatore della Casertana che adesso non mi viene il nome. Alfa Geme, grazie. Dovevamo vincere, abbiamo vinto, e questa è una vittoria soprattutto di carattere, perché i signori ci hanno comunque segnato, però quel gol, c'è stata una deviazione di Sarno, Michele questa volta non poteva fare molto secondo me. Però la prova del carattere, che è la quella su cui io più
proprio battevo perché ci tenevo tanto, è che nonostante l'espulsione di Agnelli ingiusta, perché io ho visto che secondo me il favo non, cioè non c'era il rosso, secondo me abbiamo comunque reagito, abbiamo giocato bene e non soltanto abbiamo segnato, ma nonostante ce lo giocavamo con un giocatore in meno, abbiamo comunque provato e abbiamo avuto anche altre occasioni da gol. Va bene, io voglio provare a vedere, prima di passare anche agli altri amici, io voglio provare a vedere se riusciamo a collegarci con qualcuno che è lì a Caserta. Vediamo se ce la facciamo e non ci proviamo, noi ci proviamo. Proviamo ad avere una testimonianza diretta. Vediamo se Caserta ci consente. Pronto? Tiziano, siamo in diretta. Allora, ciao. Ci ciao, racconti Piaggio. Rapidamente sì. Le emozioni, perché la partita l'abbiamo vista. Ma guarda... E soprattutto cosa è successo lì in tribuna, cosa che noi non abbiamo visto. Sì, sono in compagnia di Michele Carelli, che è qua con me, siamo rientrati insieme a Foggia. Vi saluta. La gara... sì, nel primo tempo... La gara è stata, l'abbiamo visto tutti, insomma, è stata nelle mani del Foggia per buona parte del primo tempo. Dopo il gol di Iemmello è scattata un po' l'ira dei tifosi in tribuna, non si è capito bene, è scoppiato un parapiglia, sono stati aggrediti i dirigenti rossoneri, il Rei forse di aver esultato, ma poi notizie che abbiamo avuto proprio dagli stessi dirigenti, non è stato proprio così. Comunque sono stati aggrediti, invitati ad allontanarsi dalla tribuna perché insomma si era fatto un capannello un po' pericoloso. Ma a parte questo episodio, Foggia è stato padrone del campo nel primo tempo, dato in vantaggio dopo 8 minuti con Iemmello su un'invenzione, un'imbeccata di Vacca, ha controllato la partita, poteva anche forse segnare qualche gol in più nei primi 45 minuti. Poi nella ripresa, solito Foggia che... decide di rovinarsi la vita, come si dice, insomma si va a far male Narciso, deve subentrare Michele, una riposizione della casertana deviato e palla in rete, il pareggio della casertana, qualcuno in tribuna come noi ha avuto anche il timore che si potesse perdere l'incontro, poi l'espulsione di Agnelli ha complicato ancora di più le cose, Foggia in 10, però si è vista poi la vera forza di questa squadra che nonostante l'inferiorità numerica ha continuato a giocare, ha continuato a impensierire la retroguardia casertana fino all'episodio poi del calcio di rigore che è stato decretato a favore dei rossoneri, un calcio di rigore che ci sta tutto, e poi ha battuto Iemmello, insomma Foggia in vantaggio e poi il Foggia ha rischiato addirittura di andare ancora a rete nonostante fosse con l'uomo in meno, sono divorati un po' di gol sotto porta sia Sarno che Floriano, e insomma alla fine il risultato ci sta tutto, è una prova di carattere, una prova importante, rilancio il Foggia in seconda posizione, adesso abbiamo agguantato anche il Lecce che è sotto per gli scontri diretti, quindi a questo punto bisogna augurarsi soltanto che il Cosenza ci faccia un favore lunedì sera e poi veramente si potrebbe tornare a sognare. Senti, rapidamente Tiziano, ma hai notizie di Narciso? Il problema Narciso ha una distrazione alla spalla sinistra, sicuramente faranno accertamenti perché l'infortunio pare spalla serio, destra, però insomma... Destra, sì, hai ragione. E, sicuramente adesso ci vorranno degli accertamenti per... poi decidere l'entità dell'infortunio del numero uno rossonero. Sì, sì, certo. Ti passo Michele Carelli, così fa anche lui una disamina un attimo della partita. Benissimo, grazie. Buonasera, ciao Biagio, Michele, buonasera a tutti ciao. Quelli che ascoltano, ciao Biagio. Ciao Michele. Dicci qualche cosa sul... Senti Biagio, io credo che... Tu sei un osservatore di quello che c'è anche attorno, quindi non solo la partita, perché sai, la partita l'abbiamo vista su Sportube, però quello che c'era attorno io credo che visto. Io credo, Biagio, che i campionati si vincano anche con queste partite. Il Foggia è stato sicuramente superiore rispetto alla Casertana, che a mio avviso è stata insomma una delusione, perché francamente mi aspettavo qualcosina in più da parte dei campani. Ciò non è avvenuto, e il Foggia quindi ha potuto diciamo,
gestire nella sua maniera il risultato. Magari in un certo momento del secondo tempo abbiamo avuto anche qualche difficoltà, ma era evidente la differenza a favore dei rossoneri che c'era appunto tra le due squadre. Successo meritato, i campionati si vincono anche con questo tipo di vittorie del Foggia. Non c'era molta gente, almeno per gli standard nostri, quelli che siamo abituati noi a vedere quando parliamo di una partita di calcio allo ZAC, è vero? Certo, ma sai benissimo, il Caserta qui è soprattutto terra di pallacanestro, e quindi non è come Foggia che abbiamo il calcio e seguiamo praticamente quasi sempre quello, insomma. Qui ci sono tanti altri interessi, c'è la pallacanestro in Serie A, e quindi non c'era molta gente, anch'io mi aspettavo francamente un po' più di gente, c'era la giornata pro casertana, credevo che la piazza calcistica qui di Caserta si concentrasse un po' di più. Questo non è avvenuto perché c'è un po' anche di rammarico, di polemica all'interno della stessa tifoseria casertana per i risultati non tanto positivi, non quelli delle ultime settimane, ma da quel 6-0 col Benevento, insomma, si è un po' raffreddata. Brucia, si è raffreddata, questo a detta dei colleghi del luogo con i quali ho parlato prima, durante e al termine della partita. Va bene. Grazie, Biagio. Sì, un attimo, solo una cosa, c'è una domanda, sì, io sì. Vi faccio io da ponte. Certo. Perché Vincenzo, dimmi. Certo. Qual... Sì, chiedevo a Michele, che era lì sul posto e ha visto quello che è successo in tribuna dopo il gol del Foggia, gli chiedevo, ma appunto, dopo tutto quello che ha visto... si rende conto ancora di più che questa categoria per una società e una squadra, sì, come Foggia ci sta stretto per tutto quello che è successo. Certo, insomma. Michele, ci chiede, sì, Vincenzo dalla provincia di Pisa, dopo quello che hai visto, sì, in tribuna, dopo il gol del Foggia, quello che ci ha descritto, sì, prima Tiziano, sì, sei ancora più convinto come noi che questa categoria proprio ci sta troppo stretta per quello che succede anche fuori dal campo? Sì, ma su questo ovviamente, anche senza vedere alcunché, insomma, la nostra piazza è una piazza che vive di calcio e che merita palcoscenici, ma questo ormai è diventato un luogo comune, insomma, e Foggia non merita la Serie C, e tuttavia da 18 anni siamo in Serie C, e quindi evidentemente questo, sì, è stato purtroppo il nostro valore, però insomma dopo 18 anni... Certo. Basta, hai tempo per un'altra domanda che arriva, certo, da Roma? Certo. Valentino, cosa come vuoi? No, io voglio salutare tutti gli amici sparsi in tutta Italia, certo, è la prima volta che ho la fortuna e il piacere di poter parlare con tutta questa gente. Ci farà piacere sentirti ancora e comunque siamo anche oltre l'Italia, visto che ci sono anche amici in questo, certo, momento dalla, certo, Germania. Allora, Valentino, che cosa volevi chiedere? Io volevo solo chiedergli se effettivamente c'era il commissario di campo, qualcuno della Lega. Il commissario di campo c'era? È possibile che magari il campo venga squalificato? Credo che le partite comunque abbiano sempre un commissario di campo. Io francamente non me ne sono accorto perché ero all'interno delle cabine del stampa. Pareva ci fosse un commissario voluto proprio dalla Lega. Ho capito. No, così francamente sembrava. Non lo so. Magari Tiziano ne sa qualcosa in più. Io ero all'interno tra cuffie e fili nella cabina radio, quindi non ho prestato molta attenzione perché poi peraltro la tribuna dove eravamo noi siamo molto in alto, quindi siamo, certo, certo. Eravamo a noi, sì, ci avete fatto respirare un po' l'aria che c'era da quelle parti, insomma, voi siete stati testimoni oculari, noi vi ringraziamo veramente tantissimo. Il Foggia è stato sicuramente superiore, la Caserta ha vinto meritatamente, questo è fuori di dubbio. Bene. Il Foggia con il Catania indubbiamente è stato ancora migliore rispetto a quello di oggi, ma oggi passava a essere superiori alla Casertana. Ciò è stato, abbiamo vinto meritatamente. Benissimo, va bene. Grazie, grazie, buon rientro, grazie, a tutti e due, vi grazie, ringrazio buon tutti lavoro. Gli amici. Grazie. Anche io ricambio con affetto. Grazie. Grazie, benissimo. Allora, buonasera a tutti.
Ciao, salutiamo Tonio, ci ha raggiunto ciao, anche Tonio, lui. Buonasera. Ci ha già raggiunto anche lui. E adesso allora terminiamo il giro. Manu ha parlato, abbiamo Giuseppe e abbiamo Giacomo, abbiamo Tonio. Benissimo, io se fate interventi veloci facciamo intervenire tutti. Giacomo, rapidamente. Rapidamente, sono molto contento, ancora non abbiamo fatto niente, quindi evitiamo già di parlare di Serie B, di cose. Aspettiamo, piedi per terra, partita cioè giocata comunque con grande intensità, sono contento. Perfetto, perfetto. Giuseppe, tu? Allora, da parte mia ovviamente sono contento come tutti i tifosi che abbiamo ripreso comunque la strada della vittoria, insomma, da ultimamente. Che sensazioni hai? Ma la sensazione è buona, dico la verità. Queste ultime partite vedo un Foggia veramente che si è rimesso sulla strada giusta, che gioca come vuole il suo mister e come doveva giocare da inizio del campionato e come ha fatto fino a prima di Natale. E secondo me adesso chiunque ci verrà sotto, insomma, se la dovrà vedere con noi. Io l'ho sempre detto, il Foggia se gioca da Foggia alla De Zerbi come deve giocare, nessuno ci può intimorire, nemmeno vabbè, il Benevento, non ne parliamo. L'unica cosa, io volevo dare i migliori di ogni ruolo. Secondo me ho visto un grande Coletti che da qualche partita messo in quella posizione veramente sta dando tante soddisfazioni. Poi ho visto un Vacca tecnicamente veramente, guarda, da solo vuole fare il pezzo del biglietto Vacca, secondo me, sì. E poi ovviamente Rey e Melo che ci sta trasportando con i suoi gol veramente in alta classifica. Hai sperato anche tu che mettessero lui in porta al posto di Michale o hai detto stavolta lasciamolo a centrocampo? La prossima partita lo voglio in porta perché non so, io Michale lo conosco, bravo ragazzo, però vabbè, mi fa tremare quando lo vedi in porta. Vabbè, però quando non sono oggi la Casertana, tranne l'autogol del Foggia, non è riuscita a centrare quasi per niente la porta. Ma guarda che anche dell'autogol secondo me Michale ha sbagliato nei movimenti. Assolutamente no, Giuseppe, assolutamente no. Vediamo cosa dice, vediamo Antonio cosa dice. La deviazione è stata nettissima, ed era sul pallone Michale, addirittura forse il pallone non avrebbe neanche inquadrato lo specchio della porta, immagina un po'. Ma sì, Giuseppe forse parla di posizione, vero? Ha anticipato troppo? Sì. Sì, ma quello dicevo, non dicevo che... Ha anticipato troppo, forse questo sì, forse ha anticipato troppo. Però ovviamente sapeva che la palla era indirizzata nell'angolino e si era già indirizzato verso quel lato, insomma. Non è che... non gli do tutti i torti, insomma, in quel caso. Vabbè, visto che Tonio ha anticipato qualcosa, adesso concludiamo il giro con Tonio. Ho dimenticato qualcuno? No, non ho dimenticato nessuno. Finiamo con Tonio. Sì, volevo solo dire che praticamente io sono sempre convinto, come ho detto anche venerdì in trasmissione, che il primo posto è irraggiungibile, anche se il Foggia dovesse vincerle tutte, non ce la farà molto probabilmente. Però il secondo posto era alla portata, lo è ancora e adesso bisognerà difenderlo a denti stretti, perché i vantaggi che il Foggia otterrebbe per quanto riguarda la disputa dei playoff sono davvero inimmaginabili. Dunque, è importantissimo, tieni presente che il primo turno si gioca a partita unica, a partita secca, e il secondo giocherebbe in casa, quindi sarebbe un grosso vantaggio per i rossoneri, ma anche in seguito poi i vantaggi sarebbero tanti. Perfetto. Peccato, credo che Rey e Melo fosse in diffida, dunque domenica dovrebbe saltare la partita, così come salterà la partita Agnelli. Però abbiamo visto anche che in queste ultime quattro partite De Zerbi ha affinato anche quello che è il suo credo tecnico e tattico, sì. E dunque potrebbe essere un problema non irrisolvibile. Anche se l'Agragas oggi ti favamo chiaramente per l'Agragas, oggi ha dimostrato di non essere un avversario facile. No, assolutamente no, però ecco, diciamo che non è un avversario inaffondabile, costruisce poco, anche se ha avuto più occasioni probabilmente proprio del Lecce nella partita giocata contro i Salentini, però diciamo che insomma non è quello l'ostacolo che il Foggia deve temere. Certo, certo. Va bene. Bene, allora io volevo un pochettino vedere di farvi capire perché ero così tranquillo e sicuro durante la partita, durante l'incontro, che sarebbe finita bene. E ora provo a collegarmi con un'amica. Vediamo se riusciamo a parlare con lei.
e vediamo di... Ma vi spiegherà lei stessa il motivo per cui ero sicuro che non avremmo avuto problemi. Vediamo anche se la riconoscete. Pronto? Pronto, allora vediamo se riconoscete la nostra amica. Ciao. Ciao, ciao. Allora Tona, senti, io non so se tu stavi seguendo la trasmissione o se non eri collegata in questo momento. Comunque io ho spiegato agli amici che erano un po' tesi perché c'era il Foggia giocava con uno in meno, avevamo Michele in porta che magari ultimamente aveva un po' di problemi. E io ho spiegato, guardate, io ero bello calmo e tranquillo e per di più io durante su WhatsApp con gli amici, quando durante la partita ho sempre detto sono tranquillo. E vuoi dire che poi alla fine ho giocato facile perché sapevo già il risultato, è vero? È vero, io ti ho spifferato il risultato in poco anticipo. Prima della partita, esatto. Mi fa, vero? È tipo vero, 5 prima. Io adesso con risultato esatto alla fine del primo tempo e alla fine del secondo con la sequenza esatta e faccio vedere adesso chi è che ci ha dato. Ecco, qui adesso si vede qualcuno in una foto di una streghetta che ci ha rivelato in anticipo tutto il risultato. Su WhatsApp infatti abbiamo la prova, è stata data la sequenza esatta dei gol in anticipo prima che iniziassero, è vero? È vero. Benissimo. Oh, come l'hai visto il Foggia? A parte il fatto che tua figlia è stata così gentile da farci stare tranquilli anche sull'1-1 con l'uomo in meno. No, ma la cosa più strepitosa è che anche dopo il 2-1 io e te sapevamo perfettamente che non avremmo più segnato e quindi erano inutili questa tema, sapevo che non sarebbe mai entrato, quindi grazie Viola, bella partita, è successo di tutto, Bacca strepitoso, Mazza finché è stato in campo strepitoso, a parte il gol sbagliato, ma quello lo sappiamo, perché è colpa di Viola. Avevamo già fatto il 2-1 insomma. E la prossima siamo senza Agnelli, senza Narciso e senza Iannello, giusto? Penso di sì. Narciso non credo riesca a recuperare. Se proprio ne doveva saltare una Iannello, meglio questa. L'Agragas dicevamo prima però che è la squadra che ha fermato il Lecce, quindi voglio dire non diamo nessuna partita per scontata. No, per scontata no, poi non siamo il Foggia, quindi no. Noi non siamo il Lecce, diceva Giuseppe Locampo che era collegato. Però visto che gli mancava giusto un cartellino e considerando il calendario che ci aspetta, mo se proprio ne doveva saltare una, vada bene per questo. È stato tutto calcolato quindi? Tutto calcolato no, non credo, però dai, cerchiamo di vedere il lato positivo per una volta, dai. Perfetto, va bene. Senti, io ti ringrazio, oggi era una giornata in cui dovevi assolutamente esserci perché dobbiamo siamo carichi nel momento giusto. Mancano poche partite, siamo secondi, siamo secondi, qualunque cosa faccia il Benevento, comunque il nostro obiettivo è quello di piazzarci bene nei playoff. Insomma, dai, ci voleva questa vittoria e... Sì. È vero? Sì. Tu... Però pedalare, che non hanno fatto niente, pedalare. Va bene, d'accordo. Ti ringrazio per l'intervento, oggi siamo in tanti, quindi faremo interventi più rapidi. Grazie Tona, un bacione a Viola e possibilmente la prossima partita, se ci avvisa un po' prima, magari arrotondiamo qualcosa, finanziamo il canale mettendo qualcosa su qualche partita. Va bene. Fammi dire pure il risultato del Benevento lunedì, dai, vediamo. E fatti dire il risultato del Benevento cortesemente, se sei in trasmissione ce lo mandi su WhatsApp e noi lo rendiamo noto. Sì, ciao Pierluigi, calma, adesso arriviamo. Benissimo. Ciao Tona, ti salutano tutti. Ciao Tona. Bene, ciao. Ok ragazzi, allora ritorniamo a voi. Saluto Pierluigi che si è aggiunto e via audio perché non lo vedo, ma fa niente, va benissimo anche così. Siamo adesso. Ah, ma tu sei in viaggio, sei stato a Caserta? Pronto? E purtroppo non va sempre la linea. Tonio, dimmi tutto. Adesso rifacciamo il giro al contrario e cerchiamo di approfondire qualcosa.
Sì, intanto volevo sapere se qualcuno riesce a riassumermi in 30 secondi che cosa è accaduto ai nostri amici a Caserta, perché ho sentito insomma di qualche problema in tribuna, però non ero collegato quando ne avete parlato. E ci hanno riferito che dopo il gol c'è stata sostanzialmente una vivace contestazione, No, un'aggressione. credo che si dica così in termini politicamente corretti quando si parla di aggressioni, vero? Eh C'è beh, sta sì. sì, c'è stata una vivace contestazione che ha in qualche modo riguardato i nostri, diciamo, dirigenti che erano lì. Pronto? Sì? Sì, chiudi la telefonata. Chiudi, Pierluigi, ti richiamo, chiudi. Ci siete? Ci siete? Adesso sì, Perfetto, adesso sì, sì. c'è stato un momento di blocco. Sì, C'era una chiamata in attesa, una mi chiamata in dice. attesa, va bene. E quindi stavamo dicendo, abbiamo Sì. avuto questo problema con i dirigenti che sono stati aggrediti. E subito dopo il gol, anche se poi sapremo quando torneranno qui effettivamente la portata esatta dell'aggressione. No, Altra cosa ero preoccupato antipatica. perché sapevo che i dirigenti non sarebbero stati in tribuna, ma sarebbero stati in curva insieme ai tifosi, così come è accaduto nelle altre partite, per loro scelta questa volta. Quindi se pensavo fosse accaduto qualcosa ai nostri ragazzi, insomma. No, 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 il problema è nato da quello che ci hanno riferito con i dirigenti, cosa fra l'altro è detta anche in trasmissione dal radiocronista di Sportube. Ho capito. E allora lo so che non c'è ancora la partita, il risultato della partita di Benevento, però insomma qualcosa è cambiato oggi, nel senso che comunque siamo andati a prenderci 3 punti con una diretta concorrente. Se parliamo di playoff abbiamo 3 punti in più della Casertana, che a questo punto sono diventati definitivamente 4, perché Eh sì. anche loro adesso dovrebbero fare 4 punti in più per superarci. E il Matera è Posso uscito aggiungere una fuori. cosa? Sì. Diciamo la quarta poi del girone B sarebbe 7 punti meno di noi adesso, quindi diciamo anche in ottica playoff per assicurarci tutto sommato è un Sì. È buon più vantaggio. facile che noi arriviamo primi e non che loro arrivino a superarci. Sì, Sempre secondo comunque. i calcoli, se il Difficile. campionato fosse finito ieri, avremmo dovuto affrontare il Pordenone, probabilmente, che sicuramente, insomma, è alla nostra portata, quindi. Certo. Però a questo punto convenite con me che probabilmente se la situazione è questa, tutto dipende dalla partita di Cosenza, ma se a Cosenza le cose girano in una certa maniera, anche perché Cosenza a questo punto si può giocare i playoff se batte, cioè ha qualcosa da conquistare, e beh, se a questo punto vince il Cosenza, io credo che qualche ragionamento in più possiamo farlo. Il ditino Di di Valentino. Valentino, cosa No, dici? io volevo solo dire che pure anche Lecce diceva che se la partita decisiva era quella di Benevento e poi i punti erano persi oggi con l'Agregas, quindi io andrei cauto, nel senso prima di arrivare a Cosenza. No, io parlo della partita di lunedì fra Cosenza e Benevento. Ah, pensavo. No, perché è chiaro che se il Benevento vince col Cosenza le cose rimangono invariate, noi siamo contenti di avere una buona posizione per i playoff, però è chiaro che poi hai una partita in meno e stai sempre a 6 punti da loro. Ma va bene, Valentino, pareggio. io ero convintissimo che il Lecce avrebbe perso punti ancora e quindi ero cioè, convintissimo che il Foggia poteva aspirare al secondo posto. Però non perché contavo sulla partita con il Benevento, perché stai tranquillo che se il Lecce ha bisogno di punti, il Benevento li dà quasi certamente volentieri al Lecce e non al Foggia. Per tutto quello che c'è, no? Questioni auteri, questioni polemiche Sì, ma passate. secondo te, Tonio, il Benevento regge la botta? Perché a parte lo stop di oggi, l'impressione che si ha è che il Lecce sia comunque più quadrato del Benevento. Poi il Benevento c'ha 3 punti in più e va bene, che ce li ha. No, È una partita io in meno. l'ho anche detto pubblicamente, per me il Benevento sta già allestendo la squadra per il prossimo campionato di Serie B, quindi io lo ritengo già fuori dai giochi, nel senso che ha già raggiunto l'obiettivo. Quindi adesso la questione è proprio tra Foggia, Lecce e nella peggiore delle ipotesi col Cosenza, anche se non credo, credo che adesso sia una lotta a due tra Foggia e Lecce. Insomma, c'è da dire che dovesse perdere lunedì, comunque avrebbe una
motivata paura il Benevento poi, perché con Lecce è sotto negli scontri diretti, quindi paradossalmente la penultima giornata Ma io sono convinto che ci sono questioni extra calcistiche che superano anche le partite in campo, per cui no, ne sono convinto dall'inizio del campionato, l'ho detto in tempi non sospetti. Basta guardare le ultime quattro partite prima di quella della prossima, che il calendario gli ha sistemato quattro squadre campane in rapida successione e che per me erano già 12 punti all'inizio del campionato, cosa che è accaduta poi in un periodo, quello tra febbraio e marzo, che è decisivo per le sorti del campionato. Però adesso ha finito il bonus Campania, mi sa. Nel senso che Questo è un sembra. dettaglio che Antonio comunque non escluderei, ha detto giustamente Giacomo, perché adesso bisogna vedere come va con le altre squadre. Cioè io ci spero ancora, se devo dirtela tutta, cioè da incompetente, da non giornalista, però io vedo comunque nelle altre partite la possibilità che forse Benevento potrebbe perdere dei punti, insomma, per strada. Io ti dico, io ho promesso da 18 anni a questa parte che alla prima promozione del Foggia avrei tagliato i baffi, che sono 40 anni che non taglio. Ti dico che se il Foggia dovesse raggiungere il primo posto, taglierò anche i capelli, che è un'altra di quelle cose che io non faccio mai. E quindi Bellissimo. mi sarei Biagio, lo è aspettato. tutto, Biagio. Sì, dimmi Giuseppe. Questa dichiarazione È di tutto Tonio. registrato, questa è una puntata che va su YouTube, che farà. Personalmente, Giuseppe, secondo me questo farà più contatti dopo la fine del campionato che prima. io ho una domanda, se è possibile. Dimmi, vai Manu. No, volevo dire. Io, cioè, quando c'è stato quel fallo in area contro il giocatore del Benevento, con il giocatore, chiedo scusa, della Casertana, quello era rigore. Rigore Per me netto, sì. secondo Per me, sì. me era quello rigore netto, Quello era un per fallo iniziato fuori area. Sì, ma la spinta con tutte e due le mani sulla schiena è stata Infatti, così evidente in aria che l'area, cioè 9 sì. arbitri su 10 lo davano quel rigore. Dai, Sì, siamo infatti onesti. io mi sono pure meravigliato, questo è rigore, subito l'ho detto, subito. Vabbè, poi l'ha Ma però fischiato un scusami, po' perché. tardi, nel secondo tempo l'ha fischiato. Comunque l'ha fischiato, dai. Vediamo. Biagio. Sì, Pierluigi, ci sei ora? Bene. Sì, ci sono in audio però, in audio, E non in so audio va sentito com'era. A benissimo. Pierluigi, tu sei stato a Caserta. Caserta. Devo Senti, non dire ci che mi racconti. dispiace. Pierluigi, non ci raccontare la partita che l'abbiamo vista. Però raccontaci che cosa avete fatto in curva, perché quello non l'abbiamo potuto vedere come te che eri lì. In curva, che dire, bagnati fradici e stanchi, sofferenti, però comunque vincenti. Che dire, emozioni grandissime, abbiamo saltato tutti. Prima è stata proprio un'altalena di emozioni fortissima, dalla gioia per il mandato di Iemmello allo sconcerto per l'infortunio Narciso e per l'esplosione di Agnelli, alla esaltazione totale Siete stati accorti con nonno Ciccio, perché mi sa che c'era anche lui. Sì. mandato di Iemmello, e poi gli ultimi 6 minuti che sembrava che non passassero mai, quindi grandi, grandi emozioni. Va bene Viaggio. così. Va bene Pierluigi, ti abbiamo sentito Pierluigi. Va bene, buon rientro, buon rientro. Grazie. Ciao, Vi ciao. saluto anche a casa, saluto anche tutti i partecipanti a questa chat. Saluto tutti Certo. quelli che sono presenti, non tutti c'erano, però li saluto tutti ugualmente. Certamente, Ciao ricambiano tutti il Pierluigi. saluto. Ciao Ciao, buon Pierluigi. rientro, buon rientro. Ciao. Pierluigi è uno dei tanti foggiani che sono andati lì a Caserta. Non è stato facile, è andato. Valentino, ci ha fatto Valentino, è andata piacere. bene, Valentino, lascia Ci ha stare. Io fatto. ho seguito le direttive della redazione. Valentino, ci servivi lì anche perché Valentino non si può ammalare in quanto dovrà No, fare una cosa importante a breve. Ce la vuoi posso. dire? Ci vuoi raccontare che No. cosa succede? No, noi siamo noi pochi, 5, 600, 700, 1000 che guardano la trasmissione, dai, che vuoi che sia. Complimenti per il premio, Valentino. No, io non sono stato solo candidato, in realtà, quindi. Vabbè, Vabbè, hai la è nomination già un però, premio, no? no? Credo. Sì. Allora, Complimenti ce anche da parte mia. la racconti questa cosa veloce veloce, visto che tutti quelli che ti vedono sono abituati a vederti come tifoso del Foggia, con una bella maglia del Foggia, anche con più maglie. Però possiamo dire che tu metterai a breve uno smoking, anche se sarà la prima volta in vita tua che porti la cravatta, penso, no? È un'emozione nuova. Eh sì, è Sei stata una riuscito cosa a trovare particolare. chi fa il nudo? Ho Perché. trovato tutto, adesso studierò un po' di tutorial. Bene, e ci spieghi perché?
Sono stato candidato a un premio per il lavoro che faccio, che in realtà faccio il fonico per dei film. Il film per cui ho lavorato è stato candidato per il mio lavoro al Davide Donatello. Quindi lunedì prossimo, durante la partita, purtroppo sarò lì a questa Purtroppo. cerimonia. Lo so, sarai lì, ma durante la partita sei dal Presidente della Repubblica o No, sei... la mattina andrò al Presidente della Repubblica e la sera c'è questa cerimonia con la consegna dei premi, che io chiaramente scoprirò lì se ho vinto o meno. Devo Vabbè, però. confessare una cosa, Valentino. Fino a prima di sapere quale fosse il tuo lavoro, prima di conoscerti, non leggevo mai i titoli di coda dei film. Adesso invece sono attentissimo, anche perché io sono uno che scarica film, ma non E film io in di... realtà sono quasi sempre in titoli di testa, quindi vai O di testa, no, è anche uguale, perché ho letto, mi pare sulla scelta, l'ultimo film che ho visto, mi pare che l'audio fosse il tuo. E complimenti davvero. Grazie, Sì. grazie. Benissimo, ci fa piacere. Complimenti, però, Valentino. Sì, Speriamo di bravo. vincere, io andrò con la spilletta del Foggia, speriamo di vincere. Bravo. Va bene, va bene. Allora, io Antonio, se posso. Vai, vai, Sì, vai. dimmi. Allora, uno è se con tutte queste chiacchiere sulle presunte ufficio indagini sulle partite del Benevento può avere qualche senso, è tutta fuffa. Vuoi E sapere? Di la seconda è se la società può pensare di prendere un portiere svincolato, se Narciso si fa male sul serio. Ma non credo sia nell'ordine delle cose in questo momento. Sinceramente diventa una cosa molto difficile. Sarebbe opportuno, però, sono d'accordo con te. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, qual era, scusami, la prima? Sulle indagini sulle partite del Benevento. Allora, ti dico come la penso. Io sono convinto che se il Benevento a fine campionato dovesse aver bisogno di un punto per la promozione in B, gli Lo ridaranno restituisco. anche il punto che gli hanno tolto. Quindi immagina per quanto riguarda l'inchiesta. Penso da questo punto che Benevento qua dovesse salire e faccia un po' la fine della Salernitana, insomma. Io non lo so, non riesco a vedere un Benevento in Serie B, personalmente. Vabbè, non l'ha mai visto nessuno in Serie B, manco loro si sono mai visti in Serie B, però sai, prima o poi potrebbe La capitare soddisfazione più grande è che comunque la incontreremo di nuovo e dunque avremo la possibilità di rifarci di quello che ci è mancato quest'anno, che. Certamente. Certo. Sì. Certamente. Allora io, se siete d'accordo, mando ora un attimo la pubblicità, così poi ci organizziamo, vediamo anche di fare qualche altro contatto. Nella seconda parte, anche perché ci stiamo allungando parecchio. Si vede che abbiamo vinto, si vede, siete tutti belli loquaci, un sacco di gente. Non c'era nessuno qua quando avevamo perso le ultime partite, qualcuna male. Ma fa niente, mandiamo la pubblicità e poi ci sentiamo subito dopo. Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Piana! Bene, allora io ritornerei un po' con i nostri amici, con chi stava parlando, vediamo anche se riusciamo a fare qualche altro collegamento. Nel frattempo volevo un pochettino vedere con... dunque, no, non vedo... Vedo Vincenzo? Sì, Vincenzo c'è. Beh, ci siamo dimenticati che dobbiamo andare a vincere una Coppa Italia? Eh? Che cosa ne pensate? Che dici? Giacomo, tu che sei sempre stato un grande fautore di questa vittoria, Guarda, non facciamo il triplete perché ci sono solo due competizioni. Tu che dici? che non me ne frega niente della Coppa Italia, ma beh, per me se abbiamo fatto 4-1 all'andata mi auguro di vincerla. Però voglio dire, ho ben altri obiettivi in mente. Dico proprio non me ne frega niente, nel senso.
rispetto all'obiettivo primario. Sì. E proverei il portiere, però proverei l'altro portiere, proverei il terzo portiere in Coppa Italia per capire almeno di che pasta è fatto, perché non si sa mai. Perché se veramente non vogliamo prendere un secondo portiere, cioè un portiere svincolato d'esperienza, secondo me possiamo valutare anche questo De Gennaro. Allora, io adesso provo a fare una telefonata, vediamo se ci riesce. Grazie a Giuseppe che è stato così garbato. Vediamo se è una cosa. Sarebbe una cosa simpatica, abbiamo visto che succede qui, vediamo se ce la facciamo. Pronto? Presidente, buonasera, siamo in diretta su Mitico Channel. Buonasera, buonasera. Beh, noi siamo un po' bagnati perché abbiamo preso un po' d'acqua, comunque bagnati e contenti e felici. E siamo felici, sono felici i foggiani in tutto il mondo che, sì, che seguono. Ma non per, al di là della vittoria, tantissimo, ma per il modo in cui abbiamo vinto, che è veramente importante, ci dà... L'idea e la sensazione di una squadra ormai che ha raggiunto una maturità tale che veramente possiamo giocarci alla fine, che sia diretta di playoff, partita strepitosa. Presidente, tutto bene? Noi abbiamo visto che è successo qualcosina, però chiaramente... No, tutto bene no, perché in tribuna, come al solito, noi siamo sempre impeccabili e purtroppo ci scontriamo con realtà, devo dire, che sono veramente... Caserta non è stata da meno a realtà, sinceramente, di... non di categoria, voglio dire, o comunque non che appartenga a una città importante come Caserta, devo dire la verità. Questo ci si peccato. Aspettava di meglio, sì, ci si aspettava di meglio, però vabbè, voglio dire, fa parte del gioco, però è chiaro, capisco perché poi probabilmente possono avere difficoltà a fare il salto di categoria, perché se questa è l'organizzazione, se questo è il modo di trattare gli ospiti, non va bene. Sì, non va bene per niente. C'era una domanda dagli amici, che è Giuseppe, che cosa volevi chiedere, perché non ti sente il presidente? Chiedere se hanno subito attacchi anche fisici oltre che verbali, insomma. Attacchi fisici, verbali, ma io spero che ci siano limitati a... no verbali, poi c'era la polizia, però voglio dire, se non si andava via comunque si poteva sfociare anche nella fisicità, comunque va bene, non facciamo polemica, ecco, ognuno il suo, noi ci teniamo la nostra città, il nostro stadio. È la nostra maturità calcistica che gli altri non hanno. Parla al presidente la domanda di prima a proposito dello svincolato. Parla al presidente, potrebbe. Sì, mi suggeriscono, non so adesso da quale parte d'Europa, che visto quello che è successo, sarebbe opportuno prendere uno svincolato in porta o andiamo avanti così perché arriveremo in B in questo modo e con queste persone? No, io ritengo che questa è una squadra, adesso non bisogna andare addosso a nessuno, insomma, neanche a Gianluca Micale. Io ritengo che è chiaro che il ragazzo va un attimino poi al di là di quella punizione, però dove poi può succedere a chiunque, comunque si è disimpegnato molto bene. Io credo che questa è una squadra tutta così nel complesso, così com'è, che sicuramente ci può dare soddisfazioni. Pronto? Giri a 360 gradi, tutto può essere, ma non è sicuramente adesso il momento per... Certamente. Andiamo avanti così, questa è una squadra che ha raggiunto un livello di maturità, di consapevolezza dei propri mezzi, un equilibrio psicofisico veramente strepitoso, e l'ha raggiunto in un momento crucialissimo del campionato. Quindi... Nel momento più difficile per noi. Esatto, è nel momento più difficile per noi, quindi siamo estremamente soddisfatti. Questo è vero, un gran risultato. Un'ultima domanda ci arriva da Roma, faccio io da ponte, Valentino. Guarda Biagio, no, volevo chiedere se i poli hanno spostati nel settore ospiti e se alla fine, siccome quelle immagini sono state tagliate, c'è stata una sorta di riappacificazione tra i tifosi e la squadra, anche se non c'erano gli ultra, sì, diciamo, però. Sì, ma penso di sì, è vero presidente, dopo avete continuato a seguire, visto che siete bagnati, sì, in curva. Sì, tranquillamente. In sì, curva, sì. Benissimo. Sì, sì, e poi c'è stato un bel abbraccio con la squadra. Assolutamente sì, come meritavano questi ragazzi che hanno fatto veramente una partita encomiabile, strepitosa. Bene, un campo difficile dove hanno strameritato di vincere la partita, in 11 in 10. Sì, sì. Tonio, che cosa vuoi chiedere? Ciao Lucio, sono Antonio Serra. Non ti sente, faccio io da ponte. Ok, allora volevo chiedere questo in pratica. Se purtroppo ci sarà ancora silenzio stampa fino a fine campionato, considerando che dal punto di vista
Scaramantico, insomma, certo, sta portando più che bene. Allora abbiamo hai sentito, presidente? Abbiamo Tonio Seba che chiedeva se avremo ancora il silenzio stampa fino alla fine del campionato, però ha aggiunto che scaramanticamente la cosa... Beh, insomma, diciamo che la scaramantia comincia un attimino a aumentare, quindi siccome siamo tutti senza, voglio dire, vergogna, comunque crediamo alla scaramantia e comunque per il momento va bene così. Presidente, c'è una gran parte dei tifosi che, ti voglio dire, hanno tanta voglia di sentire i calciatori, di sentire l'allenatore, però se magari ce li fai sentire dopo l'ultima partita, se continuano così, non è che ecco, ci dispiace. Vedi? Oh, perfetto, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, infatti. Ci dispiace assolutamente. Esatto, esatto. Perché poi, esatto, magari lo riporti dentro qualcuno e ti verrà... magari non gira tutto, insomma. Oh, perfetto, quindi diciamo che squadra che vince non si cambia, quindi anche in questa cosa fa parte della squadra, va bene così. Va bene. Grazie, esatto, presidente, sei stato garbatissimo, abbiamo apprezzato tutti la tua presenza, grazie. Grazie, grazie mille, arrivederci. Ciao. Arrivederci, grazie. Bene, oh ragazzi, allora, io ringrazio pubblicamente Giuseppe che ha avuto l'idea, oltre al fatto che ovviamente ringrazio il presidente Fares che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere presente qui in trasmissione. Alla... Penso che è un bel regalo per la vittoria. Questa è la 49esima puntata della partita, sì, dei mitici, e alla 49esima puntata abbiamo avuto il presidente. Questo ci fa piacere, insomma, voglio dire, è una cosa simpatica, una cosa che ci fa sicuramente piacere. E grazie a Giuseppe, perché il suggerimento è venuto da lui, è stato lui il nostro gancio. Grazie, grazie ancora. Lo c'è nel mio cuore, lo sai, Biagio. Lo so. Grazie, sì, Giuseppe. Sì. Grazie. Allora, io direi di fare un giro finale. Abbiamo capito, anche non so adesso se riusciamo a chiamare un altro amico, però lo inseriremo proprio alla fine. Vediamo un po' se ce la facciamo. E volevo un po' sapere, insomma, adesso avete sentito anche il presidente, Michele rimane, a furor di popolo, scordiamoci di parlare con i calciatori, anche perché stiamo vincendo, quindi non ci sembra il caso di disturbarli. Viaggio, vediamo prima Narciso, i raggi cosa dicono, insomma, non è detto che salti, tanto la prossima la saltava comunque, quella con la finale l'avrebbe saltata comunque. Sì, bravo. E quella la saltava comunque, non è che adesso... Che sono lussazione, insomma, che vada via in pochi giorni. Anche perché dopo il dolore è uscito comunque con le sue gambe, se era una cosa rotta, insomma... Comunque, nella peggiore delle ipotesi, sarà una partita d'allenamento per la finale di Coppa, anzi, la partita di Coppa sarà una partita d'allenamento per Michele, che magari sarà decisivo proprio nella gara con il cittadino. Beh, ma sì, sicuramente, speriamo che lo sia, speriamo che lo sia. Vincenzo, tu che dici? Ce l'andiamo a prendere? La Coppa non interessa Giacomo, ce l'andiamo a prendere lo stesso? Assolutamente, visto che insomma, l'appetito viene mangiando, a questo punto sarebbe un peccato lasciare le pietanze in tavola, quindi io di fare un sobboscone in cittadella, anche se non è una partita proprio da snobbare. E andiamoci a prendere questa coppa che insomma si mette nella nostra bacheca Foggia, e sempre più concentrati per affrontare questa finale campionato. Tra l'altro, per scaramanzia, sempre visto che ci appelliamo alla scaramanzia, io me la ricordo l'anno dell'ultima coppa. Vabbè, ho capito. Però insomma. Non è detto, a volte le cose si cambiano, si modificano. Ah, figurati, posso dire, per me era giusto una nota, però, voglio dire, statistica. Non prendiamo sotto gamba la coppa, perché comunque in caso di pescaggio sono punteggi, vale almeno 2-3 punti la coppa di Serie C. Ah. Sì, poi porta pure qualche soldino, che pochi, ma comunque, come dire, ogni picca giove, dicono che mi pare che porti una mancata, non si deve pagare l'iscrizione alla Lega Pro, ma a noi interessa poco questo. No, porta di pescaggio, fa punteggio nel ripescaggio Serie B, dico, nel caso. Certo. Ah, ho capito, sì. Perché tu sai qualcosa, sai di qualcuno che non se la fa la Serie B? Ah, non lo so, qualcuno che fallisce, non lo so. Ah, ho capito. Valentino, allora, tu che ci dici? Allora, io ricordo le parole di De Zerbi quando diceva che la mentalità non è che la accendi e la spegni, no? Quindi vincere aiuta a vincere, bisogna vincere pure la Coppa Italia, così andiamo avanti con l'onda verde.
Michele, purtroppo io credo che sia, diciamo, chiaramente inferiore tecnicamente a Narciso, però purtroppo è capitato anche nel periodo peggiore in cui poteva subentrare, è stato un periodo nefasto per tutta la squadra. Siccome l'anno scorso, ricordo invece, quando entrò fece bene, spero che quello sia stato un periodo negativo di tutta la squadra e adesso anche lui può giovare di questo vento positivo, insomma, e quindi non ce lo dobbiamo piangere più di tanto, Narciso. Certo. Anche secondo me la difesa come sta messa in questo periodo dà tante rassicurazioni a Michele, l'aiuta tantissimo. Beh, avete visto a supporto di quello che dice Giuseppe adesso. Avete notato che nelle ultime due partite non sono riusciti gli avversari, e parliamo di Catania e Casertana, ad arrivare nella nostra area in maniera significativa? Cioè, col Catania è stato abissale la differenza. E peraltro si sono anche stancati molto. Tutte e due le squadre hanno cercato di cogliere quello che potrebbe essere un nostro punto debole, cioè ci aggredivano in tre o quattro quando noi ripartivamo dalla linea di fondo campo nostra. Però hanno sprecato un sacco di energie e non hanno assolutamente portato nulla a casa. Quindi voglio dire, occhio, io non voglio dire adesso che fa niente che manchi Narciso, tanto non riescono a tirare. Però anche questo è importante. Sì, il problema di Michele, però c'ha dei problemi, secondo me, proprio anche di posizionamento. Nel senso, sta sempre sulla linea di porta, non fa un passo in avanti, non dà sicurezza alla difesa, indipendentemente dalle parate non parate, secondo me non dà proprio sicurezza. Cioè, ogni cross in mezzo, ogni calcio d'angolo, per me io sudavo freddo oggi al 90esimo. Vabbè, eravamo un po' prevenuti, però, perché poi alla fine quelli non hanno fatto niente. Quindi Michele, voglio dire, non è che è stato chiamato lì, ha avuto delle incertezze. Vorrei ricordarvi, non è che in un giorno di festa per tornare in un momento triste, vorrei ricordarvi che il ragazzino di 16 anni della Paganese ha fatto un figurone a Foggia perché nessuno tirava in porta. È chiaro. Io vorrei pure ricordare i gol che abbiamo preso per Narciso, tra le altre parate, pure ne sono stati tanti. Va bene. Sì, però io se posso dirlo in un giorno di festa, quindi non dopo che succede qualcosa, secondo me un errore, diciamo, di quest'anno è stato comunque in generale non mettersi, diciamo, in panchina un secondo portiere di livello, perché comunque sia Narciso in qualche partita si sapeva che sarebbe mancato per un motivo o per l'altro. Adesso rischi comunque di rischiare di fare un finale di campionato con Michele, è una brava persona, un bravissimo ragazzo, quello che volete, però è comunque un portiere di livello inferiore, ma per me è anche inferiore rispetto a un Pisseri del Monopoli. Non so, ma c'è già esperienza nei playoff Michele con noi, quindi sì. Michele ci ha portato alla finale di Coppa Italia, nel senso che la gran parte delle partite l'ha fatte lui e bene o male ci siamo arrivati in finale. Magari abbiamo preso 5 gol. E magari volevo completare il concetto, magari andrei ad escludere quel momento di disagio di Siena, però. Però quello era inserito in tutto un contesto globale, dai, non è. Esatto. Sì, è la squadra che non giocava. Sì, lì non giocavano gli altri. Sì. Perché alcuni gol che ha preso ad Andria, che poteva fare? Uno è entrato con la palla dentro, cioè. Bene, io parte voglio sentire. Prego, Donio. Volevo dire a Giacomo, che prima ho sentito nominare De Gennaro, no? Che sarebbe attualmente il terzo portiere del Foggia, che De Gennaro è stato portato a Foggia perché il Foggia ha dato Taronna, che è di gran lunga superiore a De Gennaro, perché giocasse nel Manfredonia. E allora, giusto così, per fare questo. Però io ho sentito delle referenze positive su De Gennaro, dico, magari lo proviamo in Coppa Italia e poi si vede. Proviamolo magari in un'altra occasione, fuori dal campionato e fuori dalla Coppa, e forse è meglio. Tonio, però io ho una domanda da farti, perché secondo me, se non te la faccio adesso, ma l'anno prossimo De Zerbi rimane? Perché già sto sentendo delle voci che allora, non mi piacciono. Permesso di chiederle a Fares, perché non mi sembrava. No, vabbè, attualmente ti direbbe che probabilmente che tutto resta, che il progetto continua. E invece credo che la decisione spetti proprio a De Zerbi e sia lui poi a prenderla alla fine. Ci sono sicuramente garantite almeno due richieste di squadre di Serie B, tra Verona, c'è anche il Benevento che vorrebbe il tecnico rossonero. Nonostante Autieri stia facendo. C'è un contratto. E c'è un contratto di 3 anni, per carità. E quindi, ecco, ripeto, la decisione poi alla fine spetterà a De Zerbi, che sicuramente non l'ha presa molto bene la contestazione, il nuovo rapporto che ha con la società, che è un rapporto un po' più subordinato, con meno libertà, diciamo così, tra virgolette. Quindi tutto si deciderà a fine campionato, anche se
secondo me, siccome è un ragazzo molto intelligente De Zerbi, oltre che purtroppo troppo permaloso, e questo è uno dei suoi difetti principali, dovrà valutare alla fine che lui lascerebbe una squadra che è stata fatta a sua immagine e somiglianza, che ormai conosce benissimo, con 2 anni di esperienza, che non potrà fare che bene. Lo dice la statistica, no? Tutte le squadre che hanno fatto questa trafila, C2, C1 e Serie B, poi alla fine hanno fatto benissimo anche nel campionato superiore. Quindi dice, potremmo portare già là con lui l'anno prossimo. Ma credo che la società sia intenzionata comunque a lasciare una traccia se dovesse poi abbandonare in futuro, e quindi comunque non escluderei nessun obiettivo. Resta il fatto che la Serie B è un grosso traguardo per il Foggia. Per una città di provincia come la nostra, fare un po' di anni di Serie B non guasterebbe, proprio per crearsi le basi per poter fare poi la Serie A, ma a un certo livello, e non per la comparsa come fanno tante che salgono e scendono. Cioè, io vorrei ricordare a tutti che in questo momento siamo secondi in classifica nel campionato, quindi penso che siamo ben lanciati. Ma non ci stiamo piangendo con le partite, guarda. Ci stiamo piangendo la Paganese, quanto ci stiamo piangendo io, quest'altro non ci posso è pensare. È tutto calcolato per arrivare in questo momento a fare li abbiamo stancati per bene, e adesso li andiamo a prendere uno a uno, conta molto chi sarà fra 4 domeniche primo, non chi lo è adesso. Allora Biagio, io volevo fare una promessa a tutti gli amici che ci seguono. Tu hai già un conto col barbiere quello pesante, è una promessa che conta 18 anni, insomma sono 18 anni che aspetto di poter fare questa cosa, e la farò molto volentieri. E poi c'è un altro particolare, io ho saltato la trasferta di Caserta per poter andare a Padova, insomma, sì, a seguire la finale di Coppa. Vi prometto che nel caso il Foggia dovesse vincere la Coppa, cercherò di portarvi al microfono proprio Roberto De Zerbi, magari negli spogliatoi mentre si festeggia. Ah, perfetto. E allora questo è un impegno, Tonio, quando prende un impegno lo mantiene? Lo possono fare col silenzio stampa, sì, non c'è problema. No. Vabbè, credo che magari strappargli, capito, una frase mentre sta festeggiando in maniera banditesca. Lo può fare. Antonio ha un rapporto particolare con Roberto, ragazzi, non ti preoccupare. ma teniamo presente che Tonio prima del campionato ha consentito, grazie all'interessamento di Tonio, abbiamo fatto una bellissima esperienza con Valentino e Cristian, che saluto, che sono andati in ritiro con il Foggia. È vero? Tonio è stato un protagonista di questo, perché è riuscito a farci accreditare in quel momento durante il ritiro, ed è stata un'esperienza molto bella, molto simpatica. Quindi adesso ci prendiamo quest'altro impegno. Ovviamente, Tonio, mi raccomando, avvisa gli amici di Teledown, perché altrimenti mi sa tanto che non ti fanno entrare se ti presenti senza barba, senza baffi, senza capelli. Penso che non passi dal portone. Vabbè, ma succederà dopo, quindi comunque lo sapranno, l'avranno saputo. Allora, io penso che a questo punto i saluti finali, facciamo il giro dei saluti finali. Bravo anche Vincenzo, che approfitta di questa platea e condivido. C'è un altro silenzio stampa, perché poi si dice che noi lo diciamo ai calciatori, alla società. Però anche un nostro amico Alessandro, che si è sempre collegato, però magari non andavano molto bene i collegamenti, nel senso che in quel momento il Foggia non andava bene e si doveva collegare oggi, ha deciso di non collegarsi perché il suo silenzio stampa ha coinciso con la ripresa del Foggia. Quindi adesso questa cosa arzigogolata è per dire che superstiziosi ci siamo tutti in questo settore. Va bene, io saluto tutti. Comincio a salutare Manu, che è stato il primo a intervenire oggi ed è la nostra punta all'estero in questo momento, nella puntata di oggi. Ciao Manu, saluti agli amici che sono in Germania. Saluto Tonio Sepa, che è tornato fra noi e ci fa tanto 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 piacere. Posso dire una cosa in merito comunque? Sì. Per me Tonio Sepa, no? I miei ricordi, quando io ero piccolino, che ancora non c'era internet, che poi non essendo neanche a Foggia non avevo neanche la possibilità di andare allo stadio, quindi insieme a Valentino seguivamo le varie trasmissioni regionali, no? In cui ogni tanto, soprattutto quando c'era la partita di casa, spuntava
Bravo, bravo. Spuntava la faccia di Tonio Sepa da Foggia, che per me era quasi un mito, quindi anche grazie a Tonio Sepa, se io sono qui con voi, per me è sempre un'emozione avere Tonio tra di noi. Tonio, abbiamo scoperto che hai fatto proseliti nel Salento, grazie a te abbiamo i tifosi nel Salento, questa è una cosa importante. Beh, questo è importante, diventa un pochettino più particolare la cosa quando vado sui campi pugliesi, dove si ricordano appunto i collegamenti delle norme, e mi riservano sempre un'accoglienza particolare. va bene, saluto ovviamente Giacomo, stavo salutando Vincenzo da Pomarance. Buonasera, in bocca al lupo a Valentino, mi raccomando. Lo saluterò per ultimo. Saluto Giuseppe e lo ringrazio ancora una volta per averci lanciato una bella idea. Torna a trovarci, Giuseppe, ti vogliamo sempre. Ci fa sempre piacere averti qui. Noi non dimentichiamo. Auguri a Valentino. E Valentino, chiudiamo con Valentino. Valentino, senti, allora abbiamo capito che tu sei andato nei playoff della tua categoria. Il film, perché Valentino alla fine è un timido, quindi non ve lo dirà, è Gig Robot, lo chiamavano Gig Robot. E a questo punto, insomma, sei davanti, al calcio di rigore tirato da Grosso nella finale contro la Francia, e mettila dentro e porta a casa la coppa. Ma io sono spettatore, io sono sicuro che sono sicuro di potermi spendere l'interessamento di Tonio per farti andare a fare un giro anche su una TV locale. Quando potrai tornare su Foggia, però chiedo scusa, però portaci il David, voglio dire, lo devi portare. Voglio una cosa pure io, Valentino, ad ogni modo in bocca al lupo, mi raccomando. Vabbè, ma posso fare una richiesta a Valentino? Sì. Posso fare una richiesta a Valentino? Ah, vai Giuseppe, vai. Visto la caduta del nostro racchetta a palle domenica scorsa al gol, che tutti l'hanno visto, vorrei se possibile fare un film, diciamo, in versione foggiana, dicendo lo chiamavano Scagarone, insomma. È una bella idea, lui ha le sue entrature, riuscirà sicuramente a farle. Va bene, d'accordo. Allora, Sì, siamo noi che ti ringraziamo. Io ringrazio, vediamo di tornare di nuovo tutti quanti collegati, eccoci qui. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e adesso andiamoci a rilassare. Giacomo, col ditino, che segno fai? Dopo Cittadella, essendo la finale, ci sarà un collegamento o meno? E dipenderà da tante cose, compreso il fatto che non so se ci vado a Cittadella. Però ragazzi, ovviamente, un attimo, lo dobbiamo fare per forza, perché Tonio ci ha detto, Tonio ci obbliga a fare il collegamento, cioè Tonio, su richiesta di Tonio noi faremo la trasmissione, non possiamo non farla, mi sembra evidente, no? Siete d'accordo? Assolutamente. Benissimo. Assolutamente. Allora, con l'impegno che ha preso Tonio, a cui non mancherà sicuramente, noi a questo punto ci possiamo lanciare tranquillamente in un breve riposo in attesa della partita di Cittadella. Vedete che vi ho mandato la foto finale dell'inquadratura del campo con il risultato finale, se qualcuno l'avesse dimenticato come è finita la partita. Sì, l'abbiamo vista, è finita 2-1 per il Foggia. Però ci è andata bene. Va bene, ve la faccio vedere rapidamente, eccola qua, la foto di Tonio, l'avete vista? Perfetto, va bene, io saluto tutti gli amici che sono intervenuti, ricordo che è intervenuto anche il presidente Fares, ricordo che il Foggia ha battuto 2-1 la Casertana a Caserta, di fronte a spalti gremiti, quasi 3.000 spettatori, per veramente un bellissimo risultato per Caserta, una cosa importante. Saluto tutti e lancio la sigla. Ciao! Ciao, buona domenica a tutti! Forza Foggia! Sempre! Forza Foggia.